Buonasera Valle, lei è a Castelfranco Veneto nella galleria di Flavio Stocco, mi può dire che cosa viene a fare? Sono venuto per una mia mostra, chiaramente. Ho portato i lavori degli ultimi 3 anni. Degli ultimi 3 anni? Dunque, gli ultimi 3 anni sono lavori recentissimi. Abbastanza, sì. È tutta una sedimentazione di segni e di simboli che ho raccolto durante i miei viaggi in Medio Oriente. E i suoi viaggi li ha fatti, suppongo, via mare o via terra? È un gran parte via mare, sì. Da Dalmazia, l'Egeo, Cipro, Libano, ho fatto in barca. Questi viaggi che lei fa li porta con sé una Venezia sua, e quando va in questi posti lontani del Mediterraneo li riporta qui a Venezia, cioè fa una specie di scambio. Sì, può interpretare così? Sì, si può anche dire così. Vedo praticamente l'Oriente attraverso gli occhi di Venezia, poi rivedo Venezia attraverso gli occhi dell'Oriente, in fondo siamo tutti medio orientali. Dialogare questi segni in base a dei ricordi e a delle emozioni, e soprattutto anche ho dipinto spesso cose che non ho mai trovato, perché ho trovato delle cose o le ho desiderate e a volte non le ho trovate. Quelle che non ho trovato sono le più interessanti. Questo linguaggio, definiamolo linguaggio, viene dopo 50 anni di lavoro, ossia 50 anni di triturazione di tutte le immagini, e le immagini poi sono diventate simboli, e i simboli io adesso li uso per parlare. Dunque, una pittura basata sul simbolismo, che dietro al simbolismo c'è una filosofia di vita. Dietro al simbolismo mio c'è una grande libertà, ossia la libertà dell'uomo e il dovere di dover pensare, essere libero e poter crearsi un mondo sul quale può vivere tranquillo e realizzare i suoi sogni. Grazie. Buonasera. Buonasera. Lei è qui per? Per la mostra di Valle. Di Valle. Lei è? Elsa De Zuanni. Signora Elsa De Zuanni, lei è critico d'arte, giornalista e scrittrice. Sì. Che significato ha questo quadro, che è il numero uno? Allora, intanto diciamo che questo quadro non è un quadro astratto, non si tratta di pittura informale e scenica, ma che è un dipinto che vuole essere significante. E questo lo spiega già il titolo, che si chiama Primo Giorno, e se guardiamo bene il quadro, vediamo questo uno, e dietro a questo uno c'è questo tondo giallo che si può paragonare a un sole, e che cosa viene in mente? Viene in mente la creazione. Fiat lux et lux facta est.